Buongiorno e benvenuti all'ultima delle lezioni conferenze di questo breve ciclo sulle frontiere della biologia. E, due piccole informazioni. La prima è che queste conferenze sono interamente registrate, anche la discussione, e saranno poi reperibili sul sito della Scuola Normale e anche sul sito dell'Accademia dei Lincei. E la seconda, per rispondere alla domanda di diversi di voi, gli attestati vi saranno recapitati per posta elettronica dalla segreteria della Scuola Normale direttamente. E infine, oltre a ringraziarvi per la vostra presenza, che so che costa non poco sacrificio, sentivo appunto dire da alcune persone che domani hanno 6 ore di lezione e per alcuni di sicuro non è semplice venire. Volevamo chiedere con Isabella Marini a tutti voi di far circolare un foglio e darci indicazioni per possibili temi, eventualmente per un proseguimento di questa iniziativa, se la ritenete utile. Come abbiamo detto nel primo incontro, non vogliamo fare cose di facciata, sarebbe proprio l'ultima cosa di cui la nostra scuola e le nostre istituzioni hanno bisogno. Quindi se ritenete che questa impostazione, l'impostazione che abbiamo cercato di avere, ovvero stabilire un contatto tra scienziati che operano in campi specifici e voi per una possibile trasmissione didattica di questi argomenti, ecco, se ritenete che questo tipo di iniziativa abbia utilità, allora consideriamo di proseguirla, e per un possibile proseguimento vi chiediamo di esprimere le vostre richieste, le vostre preferenze in biologia, scienze naturali, quant'altro vi stia a cuore, e vedremo cosa possiamo fare. E ora vorrei presentarvi brevemente il relatore di oggi. Siamo felici che sia venuto nonostante i suoi numerosi impegni. Come capirete quando ora vi enumererò le sue funzioni, e queste le leggo nel timore di dimenticarmene qualcuna. Il nome è Giuseppe Macino, e è direttore del Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia a Roma, La Sapienza a Roma, è presidente del corso di laurea in biotecnologie, professore ordinario di biologia cellulare alla Facoltà di Biotecnologia, membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei 40, membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei e dell'European Molecular Biology Organization, e questa è una nomina prestigiosa. Nel 2007 ha vinto il premio Presidente della Repubblica Italiana dell'Accademia Nazionale dei Lincei ed è direttore del progetto bandiera epigenomica del CNR, ed è perciò la persona giusta per parlarci di epigenetica. Per quanto riguarda il suo lavoro, è veramente a capo e agli albori della ricerca sul silenziamento genico ad opera di piccoli RNA, e il suo lavoro è stato fondamentale alla base di questo tipo di scoperta, ovvero della regolazione dell'attività dei geni da parte di piccoli RNA e del fenomeno del silenziamento genico con i meccanismi coinvolti, tanto è vero che è citato, se non sbaglio, ora dico a memoria, nella prolusione per il ricevimento del premio Nobel di uno dei Nobel sull'argomento, che gli ha dato credito che senza questo tipo di lavoro probabilmente quel Nobel non gli sarebbe arrivato. Corretto? È corretta la citazione? E sarebbero arrivati lo stesso. Non si sa. E in ogni modo è molto impegnato anche sul fronte
come dicevo all'inizio dei nostri incontri, sul fronte del lavoro dell'Accademia dei Lincei per le scuole, quindi è qui anche in questa veste, è molto attivo in questa funzione a Roma. E perciò non mi rimane che ringraziarlo per aver trovato il tempo e l'energia di venire qui, è proprio un piacere averlo qua e lo ascoltiamo a questo punto. Grazie. Io ringrazio moltissimo Giuseppina, una cara amica, e delle belle parole, e dicendo soltanto che sono qui, essendo molto contento di esserci, perché il cercare di diffondere delle idee sulla scienza, specialmente in questo periodo, è importante. Saper raccontare delle cose anche molto complesse, si spera in modo comprensibile, è fondamentale, perché la scienza sta diventando ogni giorno più difficile da seguire anche per chi come voi lavora in questo campo e devono poterla in qualche modo portare ai nostri ragazzi per poterli formare. Quindi è importante riuscire a cogliere le idee, perché anche, come dire, cose complesse, perché devo dirvi che se poi a un certo punto nominerò alcune parole complesse, ma senza entrare nei particolari, per farvi capire come oggi il livello di conoscenza che si va approfondendo quotidianamente spaventa anche noi, che pure siamo del mestiere. E quindi saperla raccontare è una cosa importante. Oggi ci provo e sono, come dire, sicuro che in qualche modo potremo magari discutere un pochino alla fine della presentazione. Come vedete ha un titolo molto generale, sia i piccoli RNA di cui poc'anzi la professoressa Barzacchi parlava e la parola epigenetica sono parole, diciamo, abbastanza frequenti recentemente, magari senza conoscere esattamente cosa vogliono voler dire. Allora, uso questo, non se ne preoccupi, facciamo che vedo che ho sbagliato qualcosa o... No. Ho soltanto sbagliato il tasto, quindi è quello di sotto. Sì, io... questo con la freccettina qua. Ah, questo qua, va bene, grazie. Allora, la parola epigenetica intanto deriva appunto dal termine genetico e poi epi, che significa oltre la genetica. Io ho sentito dare delle definizioni di epigenetica che mi hanno fatto rabbrividire, ed era del tipo, tutto quello che non riesce a spiegare la genetica, quindi sarà epigenetico. E appunto ho provato proprio una sensazione di scoramento davanti a una cosa del genere. Invece ci siamo accorti che ci sono dei meccanismi ancora più complessi che, ora mi spiegherò, sono di tipo genetico naturalmente, ma che hanno una flessibilità molto maggiore. Vedete, questa è la solita doppia elica del DNA, ma c'è la possibilità che questi gruppi che qui sono indicati con delle palline rosse, sono dei metili, possano essere aggiunti a delle basi, in particolare alla citosina, come vedremo. Poi il DNA, come sapete, è organizzato intorno ad un nucleo di proteine chiamate istoni, che formano un ottetto istonico, e queste stesse proteine istoniche, come parleremo tra breve, sono modificabili chimicamente, dando proprietà diverse al DNA localmente. Intorno al nucleosoma il DNA assumerà, come dire, delle strutture particolari. Poi la sommatoria dei nucleosomi genererà quello che noi chiamiamo la cromatina e poi alla fine saranno appunto i cromosomi. Allora, di nuovo, lo studio, l'epigenetica, questo nome significa che noi studiamo cambiamenti che sono ereditabili malgrado non intervenga un cambiamento della sequenza di DNA. Quindi abbiamo, come dire, proprietà diverse del DNA anche se non è modificata la sua sequenza. Questo è un discorso importante, come vedremo ancora tra poco. Quindi sostanzialmente seguire cosa accade durante la progressione tra generazioni malgrado la sequenza di DNA non cambi, per esempio per mutazione. Naturalmente noi sappiamo dalla genetica che un DNA, qualsiasi struttura di un DNA, codifica per l'intera importante funzione che poi avrà questo organismo, che so io, un batterio, così come un'altra molecola di DNA che ha esattamente la stessa struttura e le stesse proprietà di questo, invece codificherà per un organismo molto più complesso come per esempio l'uomo. E da qualche anno, da circa ormai 15 anni, è possibile sequenziare gli interi genomi di organismi. Ora ne conosciamo decine di migliaia di genomi completi, ovvero tutto il DNA presente in un organismo ci è noto a livello di sequenza nucleotide per nucleotide. E cosa abbiamo imparato da questo? Bene, per esempio, questo piccolo verme, io dico sempre che ha già ricevuto due premi Nobel, perché studi fatti con questo piccolo organismo, che è formato da appena
984 cellule, quindi è piccolissimo e soprattutto ha un numero di cellule estremamente limitato, ha un genoma che contiene circa 20.000 geni. Un altro tipo di verme, un verme piatto, la planaria, che ha milioni di cellule, quindi mille volte di più, diciamo, rispetto all'altro, e di nuovo è formato da circa 20.000 geni. Quindi, come dire, la differenza nel numero di geni e anche nel tipo di geni è piccolissima tra questi due organismi, malgrado l'uno sia estremamente più complesso in quanto ha milioni di cellule. Poi dopodiché passiamo all'uomo, che invece ha centinaia di migliaia di miliardi di cellule, quindi numeri stratosferici rispetto a quelli del verme, e di nuovo nell'uomo ci ritroviamo più o meno 20.000 geni. Quindi, come dire, il numero di geni e quindi di proteine associate a questi geni in questi tre organismi, in fondo è simile, ma la complessità che loro presentano è straordinariamente grande. E quindi, come mai ci siamo così diversi in fondo? Per esempio, siamo in fondo diversi non tanto nel genoma quanto nell'epigenoma, d'accordo? E ora definiremo cos'è l'epigenoma. Allora, per esempio, facciamo un esempio. Nell'uomo, nel mammifero, abbiamo tantissimi tipi cellulari, minimo 250, ma nella realtà sono molti di più. E qui possiamo vedere una rappresentazione di neuroni, qui abbiamo una rappresentazione di cellule ossee, qui di cellule epatiche, per esempio. E, come vedete, forma e funzioni straordinariamente diverse, malgrado il genoma di ognuna di queste singole cellule sia assolutamente identico. Sull'assolutamente non sarei così sicuro, nel senso che scopriremo in breve che forse qualche piccola differenza c'è, ma ad oggi possiamo dire che è uguale. Ebbene, quindi, come mai queste cellule sono così diverse come forma e come funzione tra di loro, malgrado abbiano gli stessi 20.000 geni in qualche misura, d'accordo? Ecco, l'informazione quindi, dicevamo, è la stessa, ma essa viene letta. Per esempio, nelle cellule, dico io, della pelle, un tessuto come un altro, potrebbe essere, invece che delle cellule della pelle, le potrei nominare quello epatico, appunto osseo o nervoso, l'informazione necessaria per il loro funzionamento, quella informazione è utilizzata. Il resto dell'informazione, invece, è silenziata, ovvero ferma, bloccata. Quindi vedete che tutti i geni che non sono utilizzati, invece, sono silenziati. Questa è una parola, come dire, importante da ricordare oggi perché verrà usata più e più volte. Quindi, come dire, nel neurone ci saranno geni tipici del neurone e quindi proteine neuronali che si esprimeranno, ma non si esprimeranno quelle del fegato, non si esprimeranno quelle della pelle, non si esprimeranno quelle dell'osso. Quindi gli altri geni sono in qualche modo silenziati, bloccati. Allora, naturalmente, con quali meccanismi avviene questo silenziamento? Ecco qui che cominciamo a parlare di meccanismi epigenetici e quindi cominciamo a capire cosa vuol dire epigenetico. Quindi, come dicevo, hanno quindi le cellule stesso genoma, ma epigenomi diversi. Ora, la modulazione, quindi il determinare la loro differenza e con dei meccanismi epigenetici, contribuisce in modo fondamentale durante lo sviluppo embrionale, a passare da un tipo cellulare a tanti tipi cellulari, in modo che anche le cellule staminali possano poi differenziare in cellule programmate, poi naturalmente il differenziamento in generale e poi questa fondamentale, vorrei specificarlo proprio, che questi meccanismi epigenetici contribuiscono o addirittura determinano la capacità delle cellule di integrare i segnali che ricevono dall'ambiente, perché noi viviamo, noi animali, noi organismi viventi, viviamo nell'ambiente e l'ambiente è rappresentato da cosa? Dai nutrienti, per esempio, ma anche dai cicli biologici, anche quelli atmosferici, anche il giorno e la notte sono cicli che determinano il nostro epigenoma e naturalmente poi lo stress che tutti gli organismi subiscono costantemente e poi anche gli stimoli ormonali. Quindi questo tipo di stimoli, che potrei aggiungerci le patologie, ci potrei aggiungere altre cose, i farmaci nel nostro caso, sono tutte come dire, situazioni ambientali che hanno effetto sul nostro epigenoma. Contrariamente quindi però, e qui va specificato questo concetto, alle informazioni genetiche che sono statiche, nel senso che noi abbiamo praticamente la stessa informazione genetica dei nostri genitori, dei nostri nonni e possiamo andare indietro per milioni di anni. Addirittura possiamo ragionare in termini di
come l'informazione genetica evolve lentamente, se pensiamo che il nostro cugino più vicino, che è uno scimpanzé, lo scimpanzé ha esattamente la stessa sequenza di DNA che abbiamo noi al 99%. Lo scimpanzé ha lo stesso genoma nostro al 99%. Ora, se quando facciamo un esperimento proprio per quasi didattico, prendiamo 5 genomi, ovvero l'intera sequenza nucleotidica di 5 individui diversi, l'uno cinese, l'altro africano, l'altro europeo, l'altro quello che volete, e li mettiamo sul tavolo, diciamo così, e ci aggiungiamo un sesto genoma, quello dello scimpanzé, li rimescoliamo e chiediamo. È chiaro che non è così che facciamo questo lavoro, lo facciamo attraverso computer. Riconosci qual è quello dello scimpanzé? Nella realtà non siamo capaci di ritrovarlo, per la semplice ragione che la differenza che ci sono tra di noi sono, tra virgolette, maggiori o uguali a quelle che ci sono tra noi e lo scimpanzé. D'accordo? Qui vi dice quanto siamo cugini stretti tra noi e lo scimpanzé. Ebbene, eppure possiamo quindi dire che il genoma evolve lentamente nei milioni di anni, mentre, come dire, in qualche modo le nostre variabili epigenetiche variano costantemente, momento per momento. Allora, per capire quello che vi ho appena detto, credo che vi sia venuta la curiosità di capire, ma allora che cos'è questo meccanismo, questi meccanismi epigenetici che sono capaci di fare queste cose straordinarie, rendere le cellule diverse l'una dalle altre e poi, come dire, in qualche misura cambiare così rapidamente che ci permettono di monitorare costantemente l'ambiente e adattarci in qualche modo. Ecco, cominciamo a parlare della struttura dei cromosomi. Ben sapete, naturalmente, i cromosomi sono formati appunto da DNA con la sua doppia elica, che è poi organizzata in nucleosomi, alle volte successivamente in superstrutture, tanto che nel nostro caso ben 2 metri di molecola di DNA che è all'interno di ciascuna delle nostre cellule è racchiusa in un nucleo e ha una dimensione intorno al micron, il nucleo, e quindi vedete bene come è stato compattato milioni di volte sostanzialmente attraverso superstrutture di questo tipo. Dopodiché abbiamo il DNA, per esempio, il quale qui è rappresentato, come vedete, ingrandito 100 milioni di volte e in un disegno, naturalmente. Ora ci sono delle proteine come quelle istoniche intorno alle quali il DNA viene avvolto. Ecco qui, questa è una proteina istonica, il DNA comincia a ripiegarsi, altre proteine lo fanno avvolgere in 2 spire intorno a queste proteine che noi chiamiamo poi nucleosoma. Quindi questa struttura formata da DNA doppia spira intorno a questo gruppo di proteine è quello che noi chiamiamo nucleosoma. Ora si formano molti nucleosomi, quindi 1, 2, 3, 4, saranno 50 già qua, i quali fanno sì che il DNA si superavvolga intorno a queste strutture, formi delle supereliche e si ingrandisca naturalmente come struttura, la chiamiamo una fibra da 30 nanometri, che a sua volta assumerà una struttura ancora più elicoidale proprio per compattare in modo non disordinato il DNA. Quindi proviamo a vedere con questa idea che cosa sono i meccanismi epigenetici e cosa determinano a livello di quella struttura di DNA. Intanto abbiamo, chiedo scusa, torno indietro, 2 meccanismi, per esempio, mi limito a questi, come la metilazione, ovvero l'aggiunta di un piccolo gruppo chimico formato da un gruppo metile CH3 ad una porzione del DNA. Vedrete che è la citosina, una delle 4 basi che viene metilata. E poi, oltre al cambiamento, quindi chimico del DNA, ma non della sua sequenza, abbiamo modificazioni ulteriori, dinamiche, reversibili, che possono avvenire sugli istoni. Ora ne parliamo. Per cui possiamo ora definire che accanto, come dire, al DNA che è il codice della vita, diciamo così in qualche misura, c'è anche un codice epigenetico che ora proviamo a dipanare. Quindi vi sto per presentare la 5ª base del DNA. Insegniamo a tutti che il DNA è formato da 4 basi, no? Che l'informazione genetica è espressa da 4 basi, invece io adesso vi convincerò che ne abbiamo almeno 5, anzi sono 6, probabilmente 7, probabilmente 8. Sul probabilmente perché ancora non abbiamo le prove assolute, ma limitiamoci alla 5ª, che in fondo è già una sorpresa in qualche misura per tutti noi che insegniamo che il DNA è formato da 4 basi. Ora, questa 4ª base che in qualche modo viene modificata chimicamente, appunto come dicevo, la citosina, che
ora vedremo, deve essere in qualche luogo particolare del DNA, ha la caratteristica di essere, appunto, come vi dicevo, metilata ad opera di un banale enzima, una reazione enzimatica, un qualcosa che avviene facilmente ad opera di un enzima che prende un donatore di metili e lo trasferisce su un accettore di metili, in questo caso la citosina. Eccola qua, vedete la citosina che ha la sua, è una pirimidina, ha questa struttura chimica, in questa posizione su questo carbonio verrà aggiunto un gruppo metilico che può essere aggiunto o tolto, d'accordo? Quindi è una modifica reversibile, ma che fa sì che la citosina acquisisca delle, come dire, funzioni completamente diverse. E quindi definiamo un pochino questa particolarità. Questa è la struttura di nuovo doppia elica del DNA che poi si superstruttura, vedete, in nucleosomi e a sua volta in cromosomi. Questa regione ricca in C e G, vedete, è una regione che noi chiamiamo isola di CG, d'accordo? Quindi si trovano molte CG vicine l'una alle altre sul DNA. Di queste isole nel nostro genoma ce ne sono circa 40.000, quindi molte, non piccole quantità. E sono mediamente lunghe tra i 500 e i 1000 nucleotidi, quindi mediamente piccole ma non piccolissime. Ebbene, quello che accade è che proprio il fatto che c'è una C seguita da una G sul DNA fa sì che quella C possa essere metilata. Quindi un enzima che riconosce quella sequenza metilerà quella citosina. E naturalmente la sequenza complementare sulla elica complementare sarà, guarda caso, anch'essa una CG, però nella direzione opposta, visto che le due eliche sono antiparallele, e a G c'è complementarità con C, a C con G. Ebbene, quando questa C è metilata, verrà metilata anche la C che gli sta affacciata davanti nella doppia elica. Vedremo con che meccanismo tra un secondo. Ebbene, in quella regione molte delle C verranno metilate in tutte e due le eliche. Ecco, di nuovo, questa è una rappresentazione grafica un pochino più chiara, abbiamo un CPG qua con la C metilata e un CPG opposto in cui c'è la C metilata, quindi queste due metilazioni si affacciano l'una all'altra, diciamo, sul DNA, d'accordo? È chiaro questo, non la vedete nella struttura. Vado avanti per mostrarvi cosa accade. Bene, a cosa serve questo meccanismo? E questa è la cosa che dovreste proprio cogliere, perché è estremamente importante, è che quando il DNA viene duplicato, ecco che state vedendo, osservate la forcella replicativa che avanza, qui abbiamo il vecchio DNA che viene replicato in due nuove eliche di DNA e queste poi verranno ereditate dalle cellule figlie, d'accordo? Ecco, qui vedete che abbiamo... torniamo indietro, abbiamo le due CG con queste palline nere che ora, quando la replicazione avviene, viene aperta la doppia elica sulla vecchia, queste sono le due vecchie eliche che verranno duplicate con le due nuove eliche. Le due nuove eliche saranno semplicemente complementari attraverso il meccanismo di sintesi del DNA. Ma questo gruppo metilico che ora è solo, non è presente nell'elica nuova, come farà in qualche modo ad essere metilato? Ecco qui la DNA metiltransferasi, che ha la proprietà, se trova un gruppo metilico legato su una CG qua, metilerà di conseguenza immediatamente quello che gli sta di fronte sulla doppia elica nuova. Quindi anche la nuova elica viene marcata, possiamo dire, con questo metile sulla C che gli sta affacciata di fronte. Cosa significa questo? Che subito dopo, quindi, vedete come la vecchia elica era marcata, ma anche la nuova, e poi lo sarà anche questa, e poi questa, eccetera. Questo avviene per tutte e due le eliche, che sono ambedue formate da un'elica vecchia e un'elica nuova. Tutte e due le eliche nuove vengono marcate. Cosa serve questo particolare meccanismo? Ecco che quando la citosina viene metilata, quello che accade è che quella regione di DNA viene silenziata, va bene? In qualche modo ritorniamo a quel meccanismo che la regione è silenziata e capiremo cosa. Ma in che modo? Ecco qua, questo è il DNA marcato con quei gruppi metilici, vedete più di uno, tutti insieme in queste isole CPG, come le chiamiamo noi. Qua c'è una proteina che ci si può legare, a cui si legano altre proteine, le quali avranno proprietà enzimatiche, per esempio sono capaci di acetilare istoni, ora vedremo come, quindi vanno a modificare gli istoni che circondano questa regione. Oppure può accadere che viene riconosciuta direttamente da un'altra proteina che ha la proprietà stavolta di, riconoscendo questa regione, di metilare invece gli istoni che sono intorno. Quindi abbiamo un segnale che è sul DNA che servirà a modificare gli istoni intorno.
Un'altra ancora proprietà è che quando gli stoni sono metilati, per esempio, c'è un'altra proteina che li riconosce e stavolta questa proteina ha proprietà di metilare ulteriormente il DNA. Quindi abbiamo una sorta di reazione a catena. Ci sono dei gruppi metilati, delle proteine li riconoscono, vanno o ad acetilare o a metilare gli stoni intorno e addirittura, una volta che loro sono metilati, possono ripetere l'operazione di metilazione del DNA circostante. Vedete che queste regioni istoniche e di DNA stanno cambiando nel tempo, sono tutte reazioni enzimatiche, per cui ad una metilasi corrisponde una demetilasi, cioè qualcosa che è un enzima analogo che però stacca i gruppi metilici, ad una acetilasi, che appunto è l'aggiunta di un banale gruppo acetilico CH3CO, questo gruppo acetilico viene deacetilato o acetilato, quindi sono due enzimi che fanno l'operazione opposta in frazioni di secondo, se necessario, cambiando però le proprietà sia di quelle proteine che le proprietà di quel DNA. Vado avanti spiegando adesso cosa sono questi nucleosomi. Ecco qua, qui per esempio c'è una rappresentazione del nucleosoma, sono i quattro estoni diversi, proteine, che si assemblano due a due in un ottetto. Ora, questa struttura particolarissima è avvolta da due eliche di DNA, lo vedremo tra un attimo. Quando ora vediamo la rappresentazione ad atomi, vedete, e anzi a sfere di van der Waals, ecco lì, due giri di DNA per 146 coppie di basi, quindi una piccola quantità. Ma vi vorrei far notare proprio queste porzioni qua che protrudono dal DNA, le vedete, fuoriescono dal core, dal centro, diciamo, e si vanno ad intercalare, eccole qua, proprio nel DNA. Ed è lì che accade che c'è una funzione particolare. Ora la vedremo. Cosa ho fatto? Ho spento qualcosa? Ecco qua, vabbè. Queste sono la rappresentazione delle proteine. Questi sono gli istoni, così chiamati H3, H4, H2A, H2B. Sono proteine piccole, vedete, 130, 100 aminoacidi, quindi sono delle piccole proteine, ma che hanno i primi più o meno 30 aminoacidi, estremamente basici. Perché? Perché sono ricchi di due aminoacidi particolari, si chiamano arginina e lisina, che sono due aminoacidi basici, e essere basico permette loro di legarsi al DNA che invece è acido. E quindi aggiungo ancora che, come vedete, ognuno di questi simbolini che qua ci sono, bandierine, rappresenta la possibilità di metilare questa particolare lisina, la lisina 36, oppure acetilare, per esempio, questa lisina 23, oppure fosforilare anche questo. Ci sono possibili modificazioni di queste code esterne che vi vorrei ricordare sono proprio quelle che protrudono e si vanno a inserire nel DNA. Ebbene, oggi vi devo comunicare una brutta notizia per noi: conosciamo ben 63 diverse modificazioni istoniche ad oggi, e immaginate come ciascuna modifichi la funzione locale del DNA e la complessità che stiamo verificando di come, no, ogni modificazione ha un comportamento diverso. Riuscire a studiarle non è così semplice, però oggi semplifichiamo il tutto per poterlo capire. Allora, vediamo un attimo, chi è che modifica gli istoni? Ecco, ci sono tre gruppi di proteine, noi le chiamiamo le proteine che scrivono, quelle per esempio, quelle che poi leggono le modifiche, ed altre ancora che le cancellano. Allora, per esempio, tra quelle che scrivono ci sono appunto le chinasi, che aggiungono un gruppo fosfato, oppure le acetiltransferasi, che aggiungono un gruppo acetilico, oppure le metiltransferasi. Quelle che cancellano, naturalmente, sono, guarda caso, proprio enzimi opposti, le fosfatasi rimuovono i fosfati, le stone deacetilasi deacetilano e demetilasi demetilano. Quindi, e poi però ci sono le proteine che vi avevo già presentato prima, capaci di leggere. Una volta che un istone o il DNA è chimicamente modificato, quelle proteine ora sanno leggerlo, sanno legarcisi e in qualche modo riconoscerne una proprietà o determinarne una proprietà. Bene, vi faccio il caso dell'acetile. Quando gli istoni vengono acetilati si produce una attivazione della regione DNA, quando vengono deacetilati invece si ha un effetto negativo. E ora lo vedremo proprio in questo filmato, che lo facciamo partire, mi auguro, fatemi provare, no, mi sembra che non sono capace di farlo partire, sì, ecco qua. Questa era la rappresentazione naturalmente di un cromosoma, ora stiamo entrando nella doppia liga del DNA, nei nucleosomi, qui, perdonate, sto facendo qualcosa che non dovrei, non riesco a, eccomi qua,
riparte, quindi la rappresentazione, diciamo, grafica di un nucleosoma, questi sono i tanti nucleosomi organizzati, ecco qua, questo è l'ottetto intorno a cui è avvolta doppia spira di DNA, questi sono i vari istoni così come li abbiamo già nominati. Ora, se un enzima va ad acetilare questo istone, ecco che il DNA si rilassa intorno. Pensate che il gruppo acetilico viene aggiunto alle lisine che sono basiche e il gruppo acetilico è acido, per cui perdono la caratteristica basica e in questo modo quello che succede, non possono più legare bene il DNA, quindi automaticamente il DNA si rilassa, vedete come si sta rilassando e loro si possono anche in qualche modo spostare. Se ora arriva una deacetilasi che rimuove via quei gruppi acetilici, ecco che il tutto si riavvolge l'uno sull'altro, bloccando, come dire, in qualche modo quella regione. Questa regione ora la chiameremo regione eterocromatica, cioè molto più densa come cromatina e fa sì che non possa essere letta. L'abbiamo silenziata in qualche modo, ad opera banalmente di un enzima che acetila la si apre o deacetila, un altro enzima, la richiude. Quindi localmente estremamente importante perché questo avverrà per ogni nucleosoma in un certo senso. Pensate che noi nel nostro genoma abbiamo qualcosa come 40 milioni di nucleosomi, ciascuno specificamente regolato, generando quindi questa grande differenza di comportamenti da cellula a cellula perché ogni nucleosoma regolerà, come dire, l'abilità del DNA intorno a cui è avvolto, intorno a cui si avvolge, di poter funzionare. Allora, qui per esempio c'è un altro discorso, l'identità cellulare. Proviamo a capire che cos'è l'identità cellulare. Ebbene, qui osserveremo un filmato in cui una cellula come questa si duplica, dopodiché ne osserviamo un'altra in cui si duplica. Ora, questo filmato è stato fatto velocemente, come vedete, ma diciamo che questa cellula si è duplicata in circa due ore e mezza. Noi l'abbiamo vista in pochi secondi. Ma cosa accade a queste due cellule che prima erano una sola, la cellula madre, e ora sono due cellule figlia, d'accordo? Quelle due cellule sono identiche, ma vuol dire che hanno una identità e l'identità della cellula figlia gli è stata data dalla cellula madre. La madre riesce ad insegnare, tra virgolette, a dare l'identità alla cellula figlia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi, da studenti o da professori, entriamo in una biblioteca, la biblioteca della nostra scuola, ci troviamo migliaia di libri quando ci va bene, e però non è che li vogliamo leggere tutti subito, quindi quello che facciamo è ne cerchiamo alcuni di interesse e ci metteremo dei post-it, no? In qualche modo per ricordarci dove stanno, con tanto di nostra firma. Poi ne troviamo uno, lo leggiamo, ci interessa proprio quella pagina e ci mettiamo un post-it, d'accordo? Abbiamo marcato la pagina di interesse dell'intera biblioteca, come questa. Ecco che è esattamente quello che fanno le cellule. La loro identità nasce dal fatto che loro conservano informazioni, come in una biblioteca, per un tempo lunghissimo, però devono in qualche modo ricordare quale è l'informazione che devono utilizzare, va bene, nel momento della loro vita. Allora, una cellula figlia come sa quale comportamento deve tenere per comportarsi da cellula, supponiamo epatica, e non diventare di colpo una cellula che fa un'altra cosa. Per essere una cellula sempre uguale a se stessa, deve poter ricordare dei 20.000 geni quali utilizzare, che sono i geni, chiamiamoli così, epatici, e non diventare invece, se li gira, una cellula neuronale e si mette a fare un'altra cosa. Quando fa un'altra cosa una cellula, normalmente è una cellula cancerosa. Per cui mantenere l'identità cellulare è fondamentale per mantenere un corretto, come dire, sviluppo di quelle funzioni. Ecco, come fa a ricordare quindi una cellula quali sono dei suoi geni che sono sparsi in tutto il genoma, in 23 cromosomi diversi, quelli che devono essere attivi oppure no? Ecco i meccanismi epigenetici a cosa servono. La cellula madre, e ora vi ripeto quello che vi ho già detto, in qualche modo farà sì che anche l'informazione epigenetica passi alle cellule figlie. Allora, noi abbiamo visto che sostanzialmente questa nota, abbiamo già capito cos'è la nota aggiunta, in modo che quel particolare gene deve essere o represso, silenziato, oppure attivo, d'accordo? E vedete che il concetto di silenziamento, che possiamo anche dire non trascritto, farà sì che
viene riportata questa informazione anche alle generazioni successive, perché abbiamo visto che quando il DNA viene duplicato, quei gruppi metilici vengono replicati dalla cellula madre alle cellule figlie e poi alle figlie delle figlie con il stesso meccanismo, per cui loro sempre sanno qual è la porzione di DNA metilata che deve essere repressa e quindi quei geni non saranno attivi. Quindi vedete che c'è questo meccanismo di memoria epigenetica che è ben diverso da, come dire, la sequenza del DNA, perché quella sequenza c'è ma non viene utilizzata. E poi naturalmente il codice istonico che deve in qualche modo definire con maggiore precisione quanta trascrizione su un gene attivo ci deve essere e quindi non solamente se è aperto o chiuso, trascritto o non trascritto, ma anche quante volte e come, con quale intensità. Quanto è importante l'intensità della funzione di ogni singolo gene? Pensate che una oncoproteina, cioè una proteina che poi porta a cancro, se viene espressa il 20% in più, quindi poca roba, nemmeno il doppio che sarebbe il 100%, ma appena un quinto in più, porta a cancro. Quindi badate quanto deve essere, come dire, controllato il livello di espressione di ogni singola proteina. Va bene, e naturalmente questo processo fortunatamente è dinamico e reversibile e viene determinato dalle interazioni, come vi dicevo, con l'ambiente. Naturalmente, questo l'avete già capito, il meccanismo è sempre lo stesso, questa metilazione che passa alla generazione successiva attraverso questo processo fa sì che la madre indichi alle cellule figlie come organizzare localmente questa regione, se deve essere espresso oppure no, determinando l'identità cellulare, d'accordo? Allora, vedete che qui scrivevo io i nuovi concetti di epigenetica, cominciano a spiegarci com'è possibile che gruppi di geni stavolta siano coordinati. Quando una acetilasi o una metilasi funziona, non funziona su un singolo nucleosoma, ma su nucleosomi molteplici che corrispondono a centinaia o migliaia di geni diversi. Quindi è una modalità per coordinare l'espressione di tantissimi geni tra di loro in modo che insieme ci diano un funzionamento cellulare. E quindi quello che è pure possibile è che con gli stessi geni è possibile avere cellule completamente diverse l'una dalle altre, proprio perché vengono coordinati in modo diverso attraverso queste modifiche epigenetiche e quindi come risultato abbiamo una cellula differenziata di tipo epatico, di tipo osseo, di tipo sensibile alla luce come la cellula di una retina e, o nervosa o quant'altro vogliamo. Parliamo per un attimo di un ulteriore livello importante di silenziamento genico. Qua sono i due colleghi Fire e Mello che nel 2006 ebbero il premio Nobel proprio per scoprirono il silenziamento genico mediato da piccoli RNA. E questo è il vermetto di cui vi parlavo prima, da meno di 1000 cellule che ha avuto già due premi Nobel. Questo è uno e un altro l'aveva avuto qualche anno prima e tra poco ne avrà un terzo probabilmente. E quello che noi possiamo dire è che il meccanismo che fu da scoperto da loro, ma con un nostro grandissimo contributo anche successivo e anche da altri, fa sì che quello che accade è, ora ve la farò rivedere questa cosa, che c'è una molecola di RNA che viene fatta diventare a doppia elica, un enzima particolare che è chiamato Dicer che lo tagliuzza in frammenti da circa 20 coppie di basi, vedete, e questi frammenti da circa 20 coppie di basi vengono riconosciuti solo perché piccoli e solo perché doppia elica da un'altra proteina che si chiama, gli abbiamo dato nome, Argonauta. Ora, questa proteina, una volta che si lega a questi piccoli RNA, si libera di una delle due eliche, ecco qui che sarà caricata con una piccola molecola di RNA da appena 20 nucleotidi, 20, 21, 22, sempre una ventina. Ora, la proprietà degli acidi nucleici, voi la conoscete, è quella di riconoscere sequenze complementari. Quindi se incontrano una molecola, per esempio di RNA, con la sequenza complementare, ci si legano e questa proteina taglia l'elica che noi chiamiamo passeggero in due frammenti e poi delle RNA si spazzino, le elimineranno. Ripetiamolo questo filmato, perché sono sicuro che vi piacerebbe rivederlo di nuovo. Vediamo, ecco che questa proteina qua è una RNA polimerasi, RNA dipendente, ovvero è capace di duplicare una molecola di RNA. Questa molecola di RNA ha varie origini, la possiamo introdurre noi dall'esterno, la può ritrovare la cellula dentro se stessa,
ma solo perché diventa doppia elica verrà tagliata in frammenti da questo enzima che il suo mestiere è soltanto quello di spezzettare queste molecole di RNA doppia elica e poi, come vi dicevo, caricato da un'altra proteina chiamata argonauta che solo perché è piccolo, solo perché è doppia elica, lo riconosce, va bene, ci si lega, si libera di una delle due eliche e ora è pronta a riconoscere una sequenza complementare. Immaginate che questa proteina può essere carica di migliaia di molecole diverse tra di loro e quindi ciascuna proteina con ciascuna molecola di RNA piccolo ci avrà una specificità diversa. Quindi ora abbiamo proteine tutte identiche tra di loro ma tutte diverse tra di loro perché la diversità sta nel pezzettino di acido nucleico che loro si portano dietro che gli permetterà di interagire con dell'altro RNA o con del DNA. Ecco che abbiamo scoperto una funzione straordinaria. Io ricordo quando 20 anni fa facevamo questi lavori, non sapevamo nulla di tutto questo, eravamo sorpresi dal vedere fenomeni inaspettati nelle cellule. Oggi sappiamo tantissimo al riguardo ed erano coinvolte queste piccole molecole, allora ignote a noi, che ora ci spiegano perché facevamo quelle osservazioni. Ma andiamo avanti ancora e cerchiamo di capire cosa ci facciamo di queste piccole idee. Avete visto che io lo sto chiamando silenziamento genico? Prima parlavo del silenziamento del DNA. Ebbene, faccio un esempio. Qui c'è una struttura chiamata cromatina aperta, ovvero eucromatina, cromatina chiusa o eterocromatina. Ve l'ho fatta già vedere, no? Quando i nucleosomi si avvolgono su di loro l'uno con l'altro, generano una struttura molto chiusa come questa. Qui non è possibile leggere l'informazione genetica, mentre quando è aperta l'informazione genetica è possibile. Vi faccio ancora notare gruppi metilici abbondanti quando è eterocromatina e gruppi acetilici abbondanti quando invece è eucromatina. Come vi dicevo, quando è acetilata è aperta, quando è metilata è chiusa e quindi lo schema ritorna con quello che vi ho appena detto. Proviamo a vedere a cosa serve. Allora, voi conoscete figure di cromosomi di qualsiasi eucariote e sapete anche che questa strozzatura qui al centro si chiama centromero. Quel centromero, durante l'immediata mitosi che seguirà a questo processo, è estremamente importante perché in quel punto proprio ci sarà la possibilità di legare il fuso che trascinerà poi questi due cromatidi nelle cellule figlie. Ciascuno di quei cromatidi verrà segregato e finirà per mitosi nelle cellule figlie. Ebbene, quel centromero ha una proprietà. In tutti gli eucarioti, a partire dalle cellule di lievito fino a noi, è una regione estremamente eterocromatica, molto compatta. E la cosa straordinaria è che è formata da sequenze ripetute. Ci sono sequenze più o meno brevi, qualche centinaio e qualche volta qualche migliaio di nucleotidi, ripetuti centinaia di volte. Hanno delle origini particolari, si chiamano trasposoni, ma oggi non abbiamo il tempo per entrarci in questo, ma, come dire, sono degli invasori che in tempi lontani, un miliardo di anni fa, hanno invaso le cellule, si sono posizionati nelle cellule e l'evoluzione li ha utilizzati per delle funzioni. Oggi noi uomini abbiamo, la specie umana, ha la bellezza del 70% del genoma rappresentato da queste molecole invasore che ci hanno invaso nei milioni di anni, ormai nei miliardi, e questo fa sì che abbiamo pochi geni e tanto DNA che non dovrebbe far nulla. Oggi sappiamo che fa tante cose, ma apparentemente fa nulla. Facciamo l'esempio, perché lo sto tirando dentro questo discorso? Per questa ragione. Ecco qua quello che vi dicevo, questa è la regione del centromero, dove ci sono queste regioni ripetute centinaia di volte. E poi naturalmente c'è tutto il DNA del cromosoma fino ad arrivare all'estremità che si chiamerà telomero. Ebbene, queste sequenze ripetute, quando il DNA viene duplicato, per duplicarsi durante la fase S della duplicazione cellulare, abbiamo che il DNA deve essere reso nudo da tutte queste proteine, perché ora la DNA polimerasi lo possa replicare, d'accordo? Ecco, questo DNA in quel momento reso nudo viene anche trascritto in tutte e due le direzioni,
ad opera di RNA polimerasi. Nel momento in cui questo RNA viene trascritto, ci sarà quella proteina che abbiamo visto navigare all'inizio, la RNA polimerasi, RNA dipendente, che lo farà diventare a doppia elica. Ci sarà quella proteina che taglia il DNA, che si chiama Dicer, che lo trancerà in frammenti da 20 nucleotidi, da 20 coppie di basi. Queste verranno caricate dalla proteina Argonauta, che utilizzerà una di quelle eliche per riconoscere il DNA, da cui in fondo deriva. Il DNA viene trascritto da questi piccoli RNA in un RNA, e poi questi piccoli RNA saranno capaci di riconoscere il DNA da cui erano stati trascritti, hanno la stessa identica sequenza, anche se complementare, d'accordo? Ma a cosa serve questo processo? Serve a trasportare sul DNA delle proteine che modificano gli istoni. Ora, queste proteine che si legano a quell'RNA saranno proprio capaci di metilare gli istoni, i quali a loro volta richiameranno proteine che riconoscono gli istoni metilati, che porteranno altre proteine che metilano gli istoni. Quindi tutti gli istoni di quella regione del centromero verranno metilati e il centromero diventerà estremamente compatto. Pensate che se ora attraverso la genetica distruggiamo questa proteina qua, o questa, o Dicer, che è la proteina che taglia delle doppie eliche, le distruggiamo, le annulliamo geneticamente, saprete cosa succede? Che i cromosomi non possono più segregare tra di loro e le cellule rimangono in uno stato pronte alla duplicazione, alla mitosi, ma non possono più farla, quindi sostanzialmente muoiono. Quanto è importante che quella regione sia in una struttura eterocromatica. Il motivo per cui ve lo racconto è semplice, perché qui c'è un meccanismo chiarissimo in cui piccoli RNA sono utilizzati per riconoscere delle sequenze di DNA che devono essere trasformate in regioni eterocromatiche. Va bene? Questo meccanismo è applicato anche ad altre regioni del DNA, dove regioni che devono essere silenziate, come vengono riconosciute? Ad opera di gruppi metilici, ma poi durante il differenziamento, quando una cellula cambia stato, non è più quel tipo cellulare ma diventa un altro, deve accendere o spegnere geni nuovi. Come fa a farlo se non con qualche meccanismo? Questi piccoli RNA intervengono nel meccanismo di silenziamento dicendo questa regione deve essere metilata e quindi silenziata, attraverso il fatto che viene trascritto, spezzettato in piccoli frammenti e poi utilizzato per riconoscere specificamente una regione del DNA. E questa sarà l'istruzione che arriva per dire silenziamo questo gene o questo gruppo di geni. Bene, allora proviamo adesso a capire cosa serve tutto ciò. Scusate, l'ambiente ha un effetto sul nostro epigenoma? Ebbene, ora noi sappiamo che l'età cambia il nostro epigenoma con l'età, la dieta, le infiammazioni, il genere maschio-femmina, il genotipo, l'esposizione a farmaci possono causare grandi cambiamenti del nostro epigenoma e anche darci patologie importanti. Facciamo un esempio, gemelli monozigoti. Qui abbiamo, come vedete, due piccoli fratellini o sorelline che siano, che sono assolutamente identici, come ben sapete, mentre quando arrivano ai 50 anni non lo sono più tanto, si riescono a riconoscere che l'una è Carla e l'altra è Francesca, mentre quando erano piccolini nessuno, nemmeno la mamma riesce a riconoscerli. E andiamo a vedere i loro cromosomi, qui ci accorgiamo che in bambini di 3 anni, andiamo a guardare il cromosoma numero 16, 17, 18, eccetera, e ci accorgiamo, marcando le regioni metilate, che sono estremamente identiche, non sapremmo riconoscere il cromosoma dell'uno rispetto al cromosoma dell'altro gemello. Mentre se lo stesso esperimento lo facciamo in gemelli o gemelle di 50 anni o oltre, abbiamo che stavolta i profili sono diversi. Quindi l'epigenoma del due gemelli che hanno esattamente lo stesso genoma, nucleotide per nucleotide, sarà diverso. Il tempo, l'ambiente, le storie della vita sono diverse, perché sono individui diversi, e fanno cambiare il loro epigenoma. Bene, allora, visto che l'ambiente è fatto molto di quel che noi in fondo mangiamo, degli alimenti, siamo anche quello che mangiamo noi in qualche misura. Ebbene, facciamo un esperimento. Questo è un topolino, anzi non è un topolino, questo è un agouti, un roditore americano, che così si chiama, il quale ci ha dimostrato che a seconda della dieta a cui viene sottoposto durante la gravidanza, partorirà
figli che avranno un pelo molto scuro, marrone, oppure molto chiaro, giallo, dipende dalla dieta. Ora, la dieta, ecco, come diceva Bruno, oppure screziato, oppure giallo. La dieta, supponiamo che noi ci aggiungiamo due vitamine, la cobalamina e l'acido folico, ovvero la B12 e la B9, e in gran parte i neonati avranno il colore della pelliccia che è scura. Se invece alimentiamo la mamma in modo normale, il colore della pelliccia sarà giallo. Quindi, come vedete, c'è un'influenza dell'alimentazione, se volete, del tipo di alimentazione su questo. Badate che sia la cobalamina che l'acido folico sono donatori di metili, sono importanti nella nostra dieta proprio perché questa è la loro funzione. E quello che accade è che quello che andiamo a vedere studiando i figli che hanno la pelliccia scura o la pelliccia chiara, ci accorgiamo che un particolare gene, che guarda caso determina il colore della pelliccia, così come per noi abbiamo dei geni che determinano il nostro pigmento, la melanina, anche la pelliccia è colorata con della melanina, quindi geni che codificano per funzioni enzimatiche che portano il colore del pigmento. Quel gene è metilato in un caso quando hanno la pelliccia scura, non metilato quando invece la pelliccia è chiara. Quindi durante la crescita embrionale è fondamentale, se si è esposti a un determinato tipo di alimentazione o ambiente o altro, come vedremo. Ora, ma nell'uomo funziona la stessa cosa? Proviamo a vederlo. Esperimenti sono difficili nell'uomo naturalmente, come ben sapete, ma durante in Olanda la carestia del 45 non soltanto avevano avuto la guerra, ma hanno avuto anche un inverno di fuoco, tanto era freddo, anche un'estate molto fredda, non c'era da mangiare per le mamme gravide in quel periodo. E quindi quelle madri hanno partorito figli che ancora oggi, dopo quasi 70 anni, portano nei loro geni embrionali, per esempio il gene IGF-2, molto importante durante la crescita embrionale, che ancora oggi è alterato rispetto ai ragazzi che allora nacquero da madri ben alimentata. C'erano pure madri fortunate che mangiavano, oltre a quelle che invece morivano di fame. Ebbene, oggi i loro figli portano ancora nei geni embrionali, che pure non funzionano da 70 anni, il marchio di quel periodo di affamamento delle madri. E questo è importante perché potrebbe essere un qualcosa che viene trasferito anche dai genitori, dai nonni, se volete, ai figli, ai nipoti. E ci sono casi in cui già sono in studio di come arriva già alla seconda o alla terza generazione qualche tipo di informazione di questo genere. Va bene, proviamo a dire quindi cosa sono gli strumenti epigenetici o i meccanismi epigenetici. Quindi non solamente concorrono allo sviluppo della forma adulta dell'organismo, per esempio appunto durante l'embriogenesi, ma anche al passaggio dei caratteri da una generazione all'altra. E questi caratteri epigenetici sono in qualche modo ereditabili. Ora, tutto questo avviene senza che il DNA sia stato modificato, la sequenza di DNA rimane assolutamente identica, magari dei gruppi metilici sono stati aggiunti o non aggiunti e questo dà la differenza nella capacità poi di questo individuo di comportarsi in qualche modo. Vi farò un esempio. Ora, nel mammifero questi esperimenti sono più complessi, nelle piante sono molto più facili e oggi sappiamo delle cose straordinarie dalle piante. Pensate, qui c'è un allevamento di piante che vengono per esempio sottoposte a stress idrico, molta poca acqua per tutta la loro vita, diciamo, dopodiché si misura cosa accade alla progenie di queste piante, quindi si raccolgono i semi di queste piante, si piantano e si va a vedere se le piante che vengono nella generazione successiva sono più o meno adatte a vivere in un ambiente con poca acqua. E la cosa straordinaria è che nei meristemi floreali, quello che appunto vengono producono il fiore, i geni che danno resistenza alla carenza d'acqua vengono metilati e questa metilazione passa attraverso il fiore al seme, quindi le piante che nascono nella generazione successiva già sanno che l'ambiente era secco e sono preparate a vivere meglio in un ambiente secco. Questo è un qualcosa che rappresenta un adattamento all'ambiente straordinario. La generazione precedente informa la generazione successiva, senza cambiare la sequenza di DNA, di com'è l'ambiente in cui devono trovarsi a vivere. Quindi gli danno un vantaggio selettivo proprio attraverso un meccanismo così semplice come per esempio la metilazione del DNA. E qui vi sorprenderà,
perché tutti i pezzettini di cui ho parlato fino ad ora li rimettiamo insieme. Come fa la cellula madre ad informare i semi della cellula figlia, da cui generano le figlie, che era secco? Ebbene, nelle foglie della mamma c'è lo stress idrico e i geni che sono deputati a rispondere, per cui come dire, fan sì che la pianta possa avere meno stress, e quindi sono proprio geni deputati a richiamare zuccheri, eccetera, eccetera, quindi una serie di cose importanti, queste vengono metilate. Ebbene, su quelle regioni metilate verrà trascritto l'RNA, che verrà fatto diventare doppia elica, come vi ricordate, che verrà tagliuzzato in piccoli frammenti, i quali attraverso il floema, ovvero come dire, il sistema idrico sanguigno della pianta, raggiungeranno tutte le cellule. Dalle foglie raggiungeranno tutte le cellule, anche le cellule meristematiche, che sono le staminali delle piante, le quali, differenziando chi in fiore, chi in radice, qui, no, genereranno pure i fiori. I fiori già sanno che attraverso questi piccoli RNA la pianta sta subendo una disidratazione costante, ebbene genereranno semi una volta fecondati che già sanno che quei geni che servono alla resistenza alla secchezza devono essere metilati. Quindi la pianta è pronta alla generazione successiva. Naturalmente se diventa piovoso il tempo cosa succede? Ebbene quei geni verranno demetilati e quindi la pianta tornerà a essere capace di vivere in abbondanza d'acqua, ma se per caso, e quindi informerà le figlie dell'anno dopo che c'è abbondanza d'acqua. Quindi è un qualcosa di reversibile, facilmente reversibile, che però non dipende dalla sequenza di DNA. Ebbene, quindi le piante ci stanno insegnando qualcosa. Ora, rapidamente vediamo cosa succede nelle cellule del nostro organismo che cambiano costantemente e che devono trattenere informazioni ambientali, come per esempio le cellule del sistema nervoso. Allora, vediamo un attimo cosa sappiamo. Vi potrei far vedere un microfilmatino della complessità, naturalmente, qui è sempre bello farlo vedere, come tutti questi sono singoli neuroni legati tra di loro da una fittissima rete di dendriti e naturalmente assoni, che faranno sì che dall'uno all'altro possano passare informazioni, per esempio, elettriche. Ma se ora andiamo a vedere, quindi, un ragionamento che possiamo fare è che nel cervello, nei neuroni, avvengono una miriade di funzioni altamente elaborate. E com'è possibile che tutte queste differenze tra tipi cellulari diversi avvengano malgrado abbiano esattamente lo stesso DNA? Ritorniamo a dire, ogni neurone in fondo è diverso da un altro, ma è fatto, come dire, le stesse componenti e possiede lo stesso DNA. Come fa a essere così diverso? Vediamo cosa ci cominciamo a capire. Allora, sono naturalmente controllate queste differenze da modificazioni che avvengono sul DNA, per esempio le metilazioni di cui stavamo parlando, e anche naturalmente sulle proteine istoniche che chiamiamo cromatina. Questi meccanismi naturalmente convertono tanti stimoli che raggiungono ogni singolo neurone in una espressione dei geni corrispondenti a quelle regioni di DNA, ovvero silenziati oppure accesi, di quanto silenziato, di quanti accesi. E queste informazioni durano nel tempo, accumulando quindi informazione. È una delle cose che noi sappiamo, i nostri neuroni, che sono immortali come noi, d'accordo, loro non cambiano, non vengono, non si riproducono, possono soltanto morire, anche se poi ci sta qualche elemento di speranza, staminali neuronali si cominciano a trovare e chissà che un giorno non riusciremo a stimolarle per avere cervelli sempre migliori col passare degli anni, invece di peggiorare migliora le nostre performance, ma vedremo, questo qui verrà dopo di noi. In ogni caso il concetto è che questi neuroni mantengono l'informazione per 100 anni magari, d'accordo? Come fanno? Vuol dire che è stato scritto nel loro genoma, attraverso queste modificazioni, quali geni devono essere in funzione, quali proteine sono necessarie perché quel neurone particolare abbia quella particolare funzione. E quindi naturalmente sia nello sviluppo del cervello del neonato, sia nella memoria sinaptica nell'adulto intervengono questi meccanismi. E va bene, vediamo un attimo cosa conosciamo oggi.
Per esempio, le mucure materne che hanno effetti epigenetici. Nel topo è possibile facilmente fare questo tipo di esperimenti. Per esempio, una mamma gravida che viene stressata in un ambiente molto piccolo, facciamo diventare fobica, gli si danno delle piccolissime scariche elettriche sotto i piedi che però la disturbano naturalmente e questo genera uno stato di ansia nella madre. Questa madre, quando partorirà i figli, si curerà molto poco di loro, quindi non gli farà le coccole, non le leccherà, non le pulirà e quindi questi piccoli crescono anch'essi stressati, proprio perché la madre è altamente stressata. E se si va a vedere cosa accade, nel gene che codifica per il recettore, una proteina che misura la concentrazione di glucocorticosteroidi, ovvero gli ormoni dello stress, va bene? Nel recettore che misura questi particolari ormoni determina un cambiamento del comportamento cellulare nei neuroni perché il recettore viene poco espresso a causa della metilazione. Ora, questo determina che questo animale, il piccoli, una volta cresciuti, faranno in modo che risponderanno a questi ormoni dello stress in modo alterato. Saranno madri stressate, anche se non sono sottoposte a stress, e genereranno a loro volta dei figli, delle figlie in questo caso, perché misuriamo soltanto quello che accade nella madre, delle figlie stressate. Quindi è un comportamento epigenetico che si mantiene nella progenie, va bene? Allora, questa è la spiegazione di questo, la madre stressata partorisce dei piccoli, i quali hanno la metilazione nella regione ricca in C e G di questo particolare gene, il quale non viene espresso abbastanza, quindi avremo una bassa espressione di questo recettore per i glucocorticoidi e quindi avremo livelli alti di corticosterone, grande ansietà di quella madre e farà poche coccole ai suoi figli quando li genererà. A differenza di una madre normale che invece ha un comportamento normale. Ebbene, un altro esempio, qui proprio a Pisa, uno scienziato di Pisa che lavora intorno a noi ha fatto questi esperimenti, ora lo nominerò, e abbiamo la luce, lo stimolo visivo, e poi Giuseppina Barzacchi ha passato la vita a studiare queste cose, quindi queste cose le conosce molto bene, ma oggi si vede che gli stimoli visivi arrivano a modificare gli istoni dei geni che sono deputati in qualche modo, le proteine deputate poi in qualche modo alla visione. La deprivazione visiva, oppure il buio, diciamo così, inibisce o promuove invece la metilazione del DNA su geni specifici. Quindi l'esempio che vi volevo portare è questo qua. Se abbiamo il topolino al buio, ora lo mettiamo alla luce, vediamo che sui geni particolari importanti per l'espressione delle sue funzioni visive ci saranno delle modifiche a carico degli istoni e questi geni si potranno esprimere alla luce. Al buio, se io potessi andare indietro e ci posso andare, questi geni invece non si esprimono e quindi c'è un difetto visivo al punto che un topolino deprivato della possibilità di vedere la luce appena nato rimarrà cieco dell'occhio in cui questa deprivazione è accaduta. Mentre se la luce agirà attraverso, per esempio, l'induzione della espressione di questi geni particolari. E cosa accade se un topolino ora viene messo al buio a un certo punto? Accade che sempre nei geni corrispondenti quello che succede a quella funzione che il DNA verrà metilato e quindi avrà delle modifiche che sanno permettergli di dire io sono vissuto al buio e quindi, come dire, in qualche modo non utilizzo più il sistema visivo. Quindi vedete qui come l'ambiente, la luce, nulla è più facile di immaginare l'ambiente se della luce e il buio, influisce direttamente nel cervello sulle strutture deputate allo sviluppo di un organo come l'occhio e la visione attraverso meccanismi che hanno a che fare con meccanismi di tipo epigenetico. Quindi questo per farvi due esempi. L'ultima cosa che vi voglio dire per concludere è appunto che queste modifiche epigenetiche danno a questo genoma quindi un altissimo livello di flessibilità rispetto al fatto che invece la sequenza di DNA è fissa, d'accordo? Quindi
Epigenetico non significa un qualcosa che non è genetico, perché è determinato geneticamente, questi meccanismi sono determinati geneticamente, ma sono meccanismi che agendo in modo reversibile sul DNA o sulle proteine istoniche fanno sì che la flessibilità rispetto all'ambiente sia molto molto maggiore. Quindi, di nuovo, a cosa serve tutto ciò? A far sì che l'organismo si possa adattare all'ambiente con molta rapidità. Nel caso delle piante era evidente, no? Una pianta adatta la sua progenie a una condizione climatica cambiata attraverso un'informazione diretta. Noi abbiamo addirittura un meccanismo, e ce l'avranno sicuramente anche le piante, deve essere solo messo in evidenza, che fa sì che il nostro epigenoma di ora, che è giorno, rispetto all'epigenoma che avremo domani notte o quello che abbiamo avuto questa notte, sia diverso. Abbiamo circa 1500 geni che sono attivi durante il giorno e spenti durante la notte attraverso meccanismi di regolazione circadiani di tipo epigenetico. Quindi vedete che il nostro epigenoma di ogni nostra cellula cambia ogni giorno, addirittura tra giorno e notte. E poi potrebbe cambiare a seconda di quello che mangiamo, che stress abbiamo avuto quel giorno. Quindi ricordiamoci, quando maltrattiamo i nostri studenti, che gli stiamo cambiando l'epigenoma. Quindi non facciamo una cosa da poco. Il giorno che lo dovessero scoprire i nostri studenti, capace che ci portano davanti al TAR dicendo il mio professore mi ha cambiato l'epigenoma e lo posso dimostrare, e questo potrebbe essere un problema, perché va a spiegare al TAR che l'epigenoma è reversibile, no? Ci potrebbe... sperando che non lo ascoltino quelli del TAR quello che ho appena detto. E quindi questa parola adattamento è importante, perché voi sapete che la nostra teoria, che non è una teoria darwiniana, è una certezza, ci dice appunto che il cambiamento costante che tutti gli organismi subiscono viene sottoposto a test rispetto all'ambiente, e quindi l'organismo meglio adattato all'ambiente sopravvive meglio rispetto ad un altro e viene selezionato a favore. Quell'adattamento darwiniano richiede generazioni, migliaia di generazioni, migliaia di anni o addirittura milioni di anni, quando invece questo tipo di adattamento in fondo, essendo reazioni enzimatiche, richiede minuti probabilmente, quando saremo capaci di misurarlo. Quindi questo vi dice come è uno strumento potentissimo, e già oggi io dico come la marca esce dalla porta e rientra dalla finestra. C'è già chi scrive articoli di questo tipo, entusiasmanti studi scientifici dimostrano che le convinzioni, i nostri sentimenti, le nostre attitudini cambiano il nostro epigenoma. Quindi, come dire, vedete com'è molto pensieri e sentimenti dimostrano che possiamo controllare la nostra salute e il nostro benessere, no? In qualche misura. Ora, forse è anche in parte vero, ma temo che se cominciamo ad essere buoni non diventeremo anche sani, sicuramente, certamente staremo meglio probabilmente, ma chissà. E quindi la giraffa di Lamarck, che conoscete bene questa storiella, non si allunga certamente il collo perché le piante diventano più alte, ma c'è stata una lunga selezione durata centinaia di migliaia di anni che ha fatto sì che le giraffe con il collo che casualmente era un pochino più lungo si potessero alimentare meglio, e quindi si fosse selezionato questo carattere. Il povero Lamarck non ha mai detto, come dire, che i caratteri acquisiti diventano poi parte del genoma. Non se l'è mai sognato di dirlo, però sono 150 anni che c'è chi lo dice, che noi acquisiamo caratteri attraverso l'ambiente. Oggi l'epigenetica in fondo ci spiega che meccanismi che ci fanno costantemente misurare l'ambiente, il cibo, le condizioni di stress, le temperature, i cicli, eccetera, in qualche modo ci fanno cambiare comportamento, più adatto o meno adatto, dipende. E oggi la bella scoperta è che esistono anche i farmaci epigenetici. Oggi si comincia a lavorare su farmaci che, controllando quei pochi enzimi che cambiano il livello di metilazione del DNA o degli istoni o le acetilazioni, hanno un effetto positivo su cellule molto malate, cellule cancerose, cellule leucemiche, eccetera,
addirittura cellule muscolari di chi ha la Duchenne, per esempio, possono essere trattate con farmaci epigenetici e si vede un effettivo cambiamento. Sono anche in terapia nel caso di alcuni tipi di tumore questi tipi di farmaci. Quindi oggi il grandissimo sviluppo della farmacologia sta andando verso i farmaci epigenetici, perché questi meccanismi non controllano un gene alla volta, ma ne controllano anche migliaia contemporaneamente, e questo può servire a curare patologie dove proprio quel migliaio di geni sono scoordinati tra di loro. Quindi io chiuderei qua dicendo che, come avete visto, ci sono meccanismi che insieme determinano un cambiamento di comportamento di ogni singola cellula, che ci spiegano come è possibile passare da un tipo unico cellulare chiamato zigote a tanti meccanismi a tante cellule diverse, semplicemente non cambiando il DNA, ma cambiando in qualche modo le modalità con cui il DNA viene letto, no? Gene per gene, frammento per frammento. Le cose sono più complesse di così, di come ve le ho raccontate, però quello che vi ho detto è il meglio che noi conosciamo oggi nel modo più semplice possibile. Grazie. Grazie. Se avete delle domande, ben felice di rispondere. Eccomi qua, dica. È irreversibile perché il danno cellulare è irreversibile, però è avvenuto attraverso questo tipo di meccanismi in cui la metilazione o la non acetilazione degli stoni di quei particolari geni hanno impedito lo sviluppo di tipi cellulari, per cui in un certo senso diventa irreversibile. Però se viene fatto rapidamente questo esperimento, invece torna ad essere reversibile. Nell'uomo sembra reversibile, per esempio. Dipende cosa accade dopo. Lì si tratta di favorire lo sviluppo di un determinato organo, diciamo così, e se non può svilupparsi, non si sviluppa. C'è una finestra di tempo in cui questo può avvenire nel topo. Ripeto, nell'uomo per esempio sembra che non sia così. Deprivazione visiva di bambini appena nati per periodi anche abbastanza lunghi permettono poi un recupero della vista. Quindi ci sono anche differenze tra organismo ed organismo in qualche misura. Prego. È comunque proporzionale alla complessità questo sistema epigenetico in qualche modo? Cioè, ovviamente, mi veniva in mente... Il verme rispetto all'uomo? Sì. Naturalmente, i meccanismi sono gli stessi, però chiaramente io adesso dovrei parlare di reti di interazione tra tutte le proteine che abbiamo in una cellula, tutti gli acidi nucleici, tutti gli RNA, tutti il DNA che abbiamo in una cellula interagiscono tra di loro. La rete di interazione è spropositata in quanto a complessità. Io quando cerco di spiegarlo in modo semplice a delle persone che non hanno familiarità con questi meccanismi, è come se io facessi questo esempio. Immaginate che io ora parto in macchina e vado a Pechino senza incontrare mai un semaforo rosso. Ora, questo sembra difficile da ottenere. Pensate che la difficoltà è pari al fatto che 7 miliardi di persone partono da dove stanno e vanno tutte 7 miliardi a Pechino e non incontrano, partendo da tutto il mondo, mai un semaforo rosso. E naturalmente tutto questo non è un caso, ma deve essere controllato da una rete straordinaria che misura ogni cosa in ogni momento. Va bene? Vedete quanto potrebbe essere complesso? Anche a Pisa, che è piccola, andare di qua a là, probabilmente incontrare un semaforo rosso, non dico Roma, che ne incontriamo migliaia, ma io a Pisa mi sono reso conto di quanto è facile andare in giro, almeno nella parte centrale, perché è tutto vicino, è tutto senza traffico. Roma nulla è vicino e nulla è senza traffico. Però dico, andare a Pechino, un posto lontanissimo, come dire, senza mai incontrare un semaforo rosso, sembrerebbe una cosa difficile da ottenere. In una cellula deve essere così. Ogni cosa avviene impedendo, come dire, che il fenomeno avverso si possa manifestare, perché se succede quello, immediatamente la cellula si deve aggiustare ad un'altra condizione. Quindi questa rete straordinaria di connessioni tra tutte le proteine, tutti i metaboliti, tutti gli RNA e anche i geni che corrispondono a tutto ciò è complessa, la si sta studiando e ci spiega i comportamenti cellulari.
quindi non facile da capire. Prego. Questi piccoli RNA, so che sono stati anche costruiti in laboratorio, si possono utilizzare? Somministrare come farmaci. Guardi, dal giorno in cui furono scoperti, stiamo parlando del 2001-2002, questi piccoli RNA vengono utilizzati in tutti i laboratori del mondo, quindi centinaia di migliaia di laboratori ormai, proprio per fare questa operazione. Noi li facciamo entrare nelle singole cellule e loro hanno una sequenza speciale che noi determiniamo per sintesi. Oggi sintetizzare una piccola molecola di RNA costa 2 o 3 euro. D'accordo? Quando li sintetizzavamo 20 anni fa o 15 anni fa ci volevano 1000 euro, oggi con 2 o 3 euro ce ne danno un pacchettino utile, quindi li ordiniamo per telefono, il mattino dopo li troviamo davanti alla porta da una fabbrica, diciamo così, che ce li produce, e noi li facciamo entrare nelle singole cellule e li otteniamo di spegnere il gene corrispondente alla sequenza che noi gli abbiamo dato, quindi noi la leggiamo sul genoma. Diciamo, il gene di interesse, che è un oncogene per esempio, produce una determinata proteina, che è un'oncoproteina che ci dà poi cancro in quelle cellule. Bene, noi possiamo prendere un piccolo RNA complementare e a quell'RNA messaggero da cui poi verrà sintetizzata la proteina, loro si riconosceranno attraverso la proteina argonauta che taglierà in due quell'RNA messaggero e la proteina non verrà sintetizzata. Quindi la chiamiamo interferenza da RNA. Ed è la ragione del premio Nobel per Fire e Mello, che per primi mostrarono che l'RNA aveva questa proprietà. Oggi è lo strumento che ogni studente universitario che entra in un laboratorio usa quotidianamente per silenziare specificamente ogni gene di interesse. D'accordo? Quindi è proprio facilissimo da fare. Altre domande? Prego. E anche nella clinica, per alcuni, per esempio nel caso dell'IV, viene utilizzato, nell'AIDS, viene utilizzato anche questo strumento. Qual è la ragione per la quale non... quando lo scoprimmo si disse abbiamo trovato il proiettile magico contro qualsiasi proteina. Quello che si è iniziato immediatamente a fare questi esperimenti e ci si è accorti che oltre che colpire specificamente quell'RNA complementare e quindi quella particolare proteina, si colpivano anche altri RNA. Come mai? Bene, si scoprì subito dopo che la cellula da sola già produceva dei piccoli RNA endogeni che si chiamano microRNA, che avrete sentito nominare tante volte, i quali sono capaci di riconoscere una sequenza complementare non già perché sono perfettamente complementari lungo tutti e 20 nucleotidi, ma perché la riconoscono attraverso 7 nucleotidi a una delle due estremità. Con 7 nucleotidi formano un appaiamento sufficiente a legarcisi. Quindi scoprimmo una cosa che non sapevamo che esistesse prima, che gli RNA si legano ad altri RNA anche con piccole corte sequenze. Allora, trovare una sequenza lunga 20 nucleotidi nel genoma umano è difficile, se ne trovano uno, due o poche. Trovare una sequenza di 7 nucleotidi nel genoma umano è molto frequente. Va bene? Uno ogni 10.000 nucleotidi, per esempio, può essere riconosciuto. Se ne abbiamo 3 miliardi, dividiamolo per 10.000, come vedete sono milioni di possibili sequenze che si possono riconoscere. E questo ha fatto sì che quel proiettile magico non esiste più se non in certi casi. Quando si usano sequenze che sono uniche nell'intero genoma, anche per piccole sequenze, allora si può colpire un virus come quello dell'HIV e quindi viene utilizzato in terapia per questa particolare capacità. Ma purtroppo non si può usare per tutte le patologie. Altre domande? Allora, se siete soddisfatti, io ringrazio della vostra pazienza e buonasera. Grazie.
il nostro epigenoma del nostro cervello sarà il suo fungo in questa Stavo solo facendo un commento di nessun rilievo, ma pensavo che l'epigenoma del nostro cervello dovrebbe essere in subbuglio in questo momento, in base a quello che ci ha detto il professor Macino, perché è arrivata una mole di conoscenze, diciamo con una serie di articolazioni che danno molto da pensare, no? Su vari piani. Penso che sia importante poi il lavoro che dobbiamo fare di traduzione didattica di questo argomento per portarlo nelle scuole, nelle classi. Quindi ora però un momento di riposo e coffee break, perciò godetevi pasticcini, godiamoci pasticcini e bevande e poi ci ritroviamo qua. Che ora? Un quarto d'ora vi pare ragionevole? Un quarto d'ora, bene, grazie ancora. Allora, iniziamo questa seconda parte. Qui sul tavolo ho messo la sitografia per le cellule staminali, la parte della riflessione didattica che aveva fatto Gloria Marchetti la volta scorsa, vi ricordate che ve l'avevamo promesso, e poi ho preparato le fotocopie di tre articoli che ho scritto anche qualche anno fa, tutti pubblicati sulla rivista dell'ANISN PISA naturalmente, uno si intitola Gene quale definizione. Un altro si intitola I prioni proteine eretiche e un altro si intitola, che è l'ultimo, Carezze, baci indimenticabili e biochimica. E mentre vi faccio la presentazione poi ve li richiamerò, perché sono tutti riconducibili al tema di oggi, appunto l'epigenetica. E io vi ho preparato una riflessione vedere un pochino come questo tema può essere proposto in classe, di cosa ha bisogno per essere proposto in modo significativo e a che livello può essere trattato. Volevo aprire con una citazione di Kuhn, dalla struttura delle rivoluzioni scientifiche, e poi invece ho trovato questa qui di Darwin che praticamente dicevo la stessa cosa che volevo dire io. In questa citazione Darwin ammette quanto qualsiasi ipotesi, per quanto amata, poi alla fine lui l'ha o rivisitata in modo decisivo o addirittura abbandonata. Ecco, questo modo di vedere le cose è un po' quello che ci dovrebbe guidare quando noi andiamo a insegnare la biologia, perché i nostri libri sono molto schierati, cioè i nostri libri di testo sono estremamente genecentrici, sono fermi a qualche decennio fa, e se andate a vedere per esempio la storiellina della giraffa, che è su tutti, anche se so che Lamarck non l'ha mai formulata, però gli viene attribuita, tutte le volte è presentata in un modo estremamente deciso, come se Darwin fosse il massimo del genio e Lamarck il massimo della stupidità, sempre. Mentre invece noi sappiamo in biologia che ci sono tutte le eccezioni, non esistono leggi fisse. E poi la scienza è una cosa che nel suo andare avanti rivede le cose. Cioè, quando c'è una grande scoperta, quando siamo riusciti a mettere le mani sul DNA e sono stati ottenuti dei successi strepitosi lì per lì, è chiaro che il faro era puntato lì, ma c'erano tante zone in ombra che esistevano e che lì per lì venivano ignorate, e poi piano piano hanno cominciato a far scricchiolare qualcosa. Quindi il discorso del
noi siamo i nostri geni, se noi ci pensiamo, è un discorso che i nostri ragazzi e i mezzi di comunicazione di massa hanno proprio assorbito al 100%. Quando noi al telegiornale si sente dire è stato scoperto il gene dell'obesità o il gene dell'omosessualità, fra virgolette, in realtà è un modo di pensare che permea un pochino tutto. E per i ragazzi è importante invece avere la visione più larga. Quando noi facciamo scienza, cerchiamo sempre di dare loro una visione problematica delle cose e non una visione dogmatica che gli fornisce una verità, una rigida e solo quella. Poi la biologia, già l'altra volta si era detto che occupandosi di oggetti complessi e che hanno una storia, io direi due storie, una storia recente, che è quella su cui agisce l'epigenetica, e una storia di tempi antichissimi che è segnata nella sua sequenza di DNA, non può portarci ad essere dei deterministi. Allora, rivado a prendere le diapositive delle indicazioni nazionali che vi ho fatto vedere la volta scorsa. Vi ricordo che per le scienze naturali è proposta la verticalizzazione delle discipline, la ricorsività, l'uso sistematico del laboratorio e integrazione fra le discipline. Allora, chiaramente il laboratorio a questi livelli non lo possiamo usare, perché non abbiamo strumenti così raffinati, a meno che fra qualche anno le cose costino molto meno e ci abbiamo qualche attrezzatura in più. Mentre invece possiamo utilizzare il discorso della ricorsività, perché vedrete ora vi faccio un piccolo excursus dal concetto di gene di Mendel in su, e l'integrazione delle discipline, perché qui il professore vi ha parlato prima delle acetilazioni, di come sono fatte le lisine, del fatto che il DNA col gruppo fosfato a pH 7 ha questa carica negativa e quindi interagisce con le lisine che hanno la carica positiva invece a pH 7, quindi c'è questa interazione elettrostatica che chiude di fatto il DNA sul nucleosoma, e quindi c'è un discorso di tipo chimica organica, biologia e quindi biochimica, per cui l'integrazione delle discipline viene fuori. Chiaramente una tematica come l'epigenetica ha bisogno dei pilastri, ha bisogno di basi, e quindi dobbiamo pescare, qui vi ho messo in rosso, primo biennio, secondo biennio e quinto anno, quali sono, dove diciamo, possiamo pescare. Primo biennio e secondo biennio, che sono le basi conoscitive, quelle che noi in didattichese chiamiamo i prerequisiti, quindi vedete varietà dei viventi, genetica mendeliana, secondo biennio complessità e poi relazioni fra i sistemi e tra diversi sistemi e basi molecolari dei fenomeni stessi, quindi qui si arriva fino al dogma centrale, quello che Crick chiamò il dogma centrale. Poi il quinto anno c'è il discorso della biochimica e si parla di strutture e funzioni delle proteine, quindi a questo punto uno lo potrebbe introdurre. Cioè almeno i ragazzi hanno gli strumenti per comprenderlo in modo significativo. Allora partiamo dalla definizione di gene, perché anche questa è importante. Allora, questa è la definizione di Mendel, un concetto abbastanza astratto. I geni sono unità ereditabili responsabili di un particolare fenotipo. Quando noi facciamo la genetica mendeliana, io ora non mi soffermo su questo, però io utilizzo sempre con i ragazzi il percorso storico, cioè io la mitosi e la meiosi gliele faccio dopo aver fatto tutto Mendel, e non prima, come mi è messo invece sui libri di testo, in modo perché considerano che quello sia più semplice, mentre invece per i ragazzi è molto più ricco, diciamo, ricostruirsi mentalmente la cosa. E lavorando appunto su Mendel, i ragazzi dovrebbero farsi l'idea appunto di questa, di cosa è un gene. Con il secondo biennio invece si va a livello
molecolare, vedere cos'è il DNA, e si arriva alla formulazione del dogma centrale. A questo punto la definizione di gene cambia. La definizione di gene è sequenza di DNA convertita in RNA messaggero, a sua volta utilizzato per sintetizzare una proteina. E questa definizione è andata avanti fino al 77, quando si è scoperto lo splicing differenziale, quindi si è visto che ci sono gli introni e gli esoni, e quindi la corrispondenza a un gene e una proteina negli organismi complessi, più complessi, non è vera. Quindi a quel punto lì la definizione che vi ho detto ora non è più valida. E cosa dobbiamo aggiungere? Ecco, qui vi ho riportato un esempio. Se uno volesse, potrebbe far provare ai ragazzi tutte le permutazioni e le combinazioni possibili con un po' di matematica. Questo qui, sui libri di testo di biochimica, è riportato l'esempio di questo gene che ha 24 esoni, di cui 4 hanno 33 alternative esclusive, qualcuno ancora di più, e le varie combinazioni portano a 38.000 tipi diversi di mRNA, quindi potenzialmente a 38.000 proteine. Quindi la definizione stretta un gene e una proteina non è più vera, e quindi questa definizione va in qualche modo ampliata o allargata. Quindi la definizione sequenza di DNA convertita in RNA messaggero, a sua volta utilizzato per sintetizzare una proteina, va allargata con alcune sequenze di DNA codificano per più di una proteina. Poi, andando avanti, si può parlare del progetto Genoma. Progetto Genoma che c'è anche tutta quella parte che riguarda Craig Venter, che fa capire come alla fine la biologia oggi sia anche un campo di grandi affari economici, che ci sia quindi questo legame con l'industria. C'è una foto abbastanza che si trova facilmente su internet di Craig Venter, che è metà col camice bianco e metà col doppio petto del manager, e quindi il discorso del sequenziamento del genoma umano con la pubblicazione appunto delle sequenze di da parte sia del consorzio internazionale che della Cellular Genomics di Craig Venter, che ha dato un bell'altro scossone alla nostra concezione, perché alla fine ci siamo ritrovati con pochi geni rispetto a quelli che ci aspettavamo. Il professore ha esordito nella sua seconda o terza diapositiva, che diceva: noi abbiamo lo stesso numero di geni di C. elegans, che ce n'ha 19.000, e noi ce n'abbiamo forse era 24.000, sì, insomma, a fare così. Però rispetto a quello che ci aspettavamo, cioè aspettavamo che avessimo un numero di geni talmente grande per giustificare la complessità che ci contraddistingue rispetto a quel vermettino che si vede soltanto al microscopio, che siamo rimasti delusi in realtà dal progetto Genoma. E quindi il progetto Genoma però ci ha fatto capire che c'era ancora tantissima strada da percorrere, perché molte persone consideravano la conoscenza di tutto della sequenza del genoma umano come la stella di Rosetta che ci avrebbe consentito di capire tutto e di avere in mano uno strumento formidabile per fare tutto quello che si voleva. In realtà poi nuotare fra quelle A, T, C, G, fra tutte quelle sequenze e tutto il resto era
improbo. E quindi ci aspettavamo almeno 100.000 geni, invece 100.000, 25.000. Poi l'idea quindi un gene, una proteina, a quel punto lì, che quindi stabiliva che la complessità dell'organismo deriva dal numero di geni, non era vera, oppure non è vera la definizione che noi utilizziamo di gene. A quel punto il gene è qualcos'altro, qualcosa di ancora più largo. E quando si parla della definizione sembra di fare filosofia, ma in realtà poi alla fine serve, perché quando io definisco bene una cosa, poi anche per gli ingegneri bioinformatici serve per far capire cosa devono cercare e a cosa devono attribuire quella certa caratteristica. Qualche anno fa, ora non mi ricordo quando, 5 o 6 anni fa forse, è stato lanciato questo progetto qui, l'ENCODE, in cui ci si proponeva di analizzare in modo molto dettagliato l'1% del genoma umano, quindi dei 3 miliardi di paia di basi, 30 milioni di basi, e per vedere, per cercare di capire come erano costruiti, fra virgolette, e strutturati i geni che producevano proteine nell'uomo. E già le prime pubblicazioni hanno fatto vedere che è una cosa assolutamente insospettata, una specie di fuoco d'artificio. Abbiamo trovato, introni, esoni, zone regolatrici che distano milioni di paia di basi da quello del gene che viene trascritto, addirittura l'emoglobina, mi pare che ci abbia una delle due catene, mi pare la alfa, però non sono sicurissima, che abbia una regione regolatrice su un altro cromosoma. Hanno trovato le transcriptional factories, cioè queste industrie di trascrizione dove vanno a finire delle zone di DNA anche lontane, anche di altre parti, e lì c'è una concentrazione di RNA polimerasi circa 1000 volte più alta che in tutto il resto del nucleo. E quindi sta venendo fuori un mondo di una complessità stupefacente. E quindi se a questo punto si fa un tentativo di dare una definizione di gene, ci si trova ancora più in difficoltà. E nel 2006, mi pare, ecco, il Gene Ontology Consortium, poi non so se ne è stata data qualcun'altra, probabilmente, professore, lei lo sa, se è stata data qualche altra definizione dopo il 2006, sì, sicuramente. Questa qui è la definizione che hanno dato. Il gene è una regione localizzabile di una sequenza genomica corrispondente ad un'unità di ereditarietà che è associata a regioni regolatrici, regioni trascritte e o altre regioni con sequenze funzionali. Questo qui i ragazzi ci si perdono subito, però d'altra parte è per far capire il discorso della complessità. Prego. No, sono stato chiamato in causa in questo momento. Tutto quello che viene descritto come complesso, effettivamente lo è, ma man mano che lo si capisce semplifica il tutto. Ora noi invece di parlare di genoma o di DNA all'interno del nucleo, cominciamo a parlare di architettura nucleare, poi tra breve useremo addirittura altre parole ancora più complesse, nel senso che il DNA non è localizzato come, vi immaginate voi una vasca piena di anguille, no? In questo DNA che si muove l'uno sull'altro, avete mai visto le anguille in una vasca come si muovono? Ecco, voi potreste immaginare il nucleo fatto in quel modo. Nella realtà ogni anguilla, che è un pezzetto di DNA o piccolo o grande, è localizzato in certe regioni, malgrado non sia dello stesso cromosoma. Noi abbiamo 46 cromosomi, ebbene, regioni diverse di questi cromosomi sono localizzati nello stesso punto, ma non sempre in tutte le cellule, ma momento per momento. C'è qualcosa che ce le porta in quel punto e noi le chiamiamo fattorie, diciamo così, dove avviene lo splicing, ovvero la rimozione dell'introne, o dove viene la trascrizione in quel momento. Il DNA si muove dal centro verso la periferia a seconda se è attivo o se è represso. Quindi c'è tutta una dinamica dentro al nucleo che oggi cominciamo a vedere, che
Uno la può immaginare come, oddio, la complessità mi farà impazzire, ma nella realtà ci va chiarendo come funziona. Io mi aspettavo che tra un po', ma immagino che nella prossima diapositiva, ci dicesse, ma sapete che ora i geni non sono più 20 o 25 mila, ma sono diventati 50 mila. Perché sono stati definiti, e non solamente, geni che codificano per degli RNA che non codificano per proteine, ma RNA in quanto tali che hanno una funzione. Noi fino ad ora ci immaginiamo che la proteina formata, che è un polimero di aminoacidi, che poi ci avrà la sua struttura, determinerà una certa funzione, supponiamo enzimatica. Ebbene, anche un RNA in quanto tale ha una sua struttura, probabilmente terziaria, quindi complessa, tridimensionale, e ha una funzione, malgrado non venga tradotto in proteina. Per ora ne abbiamo trovati circa 30.000. associati a proteine, associati tra loro a RNA, e se introduciamo delle mutazioni dentro questi RNA abbiamo un fenotipo e quindi è un gene, ha una funzione. E dobbiamo, stiamo alla ricerca di capire, oddio, RNA che hanno funzioni, ma cosa fanno? La proteina sappiamo quello che fa, quando lo sappiamo, ma l'RNA che fa? E quindi il numero di geni comincia a diventare molto più grande. Si dice che le porzioni di cromosomi che, del genoma che codificano per proteine è circa il 2-3%, però adesso abbiamo scoperto che l'80% del genoma è trascritto in tutte e due le eliche e troviamo questi RNA che sono RNA non codificanti e le potremmo chiamare spazzatura. Nella realtà non sembra essere spazzatura, non dico che... Quando vogliamo definire l'RNA come l'RNA transfer, l'RNA ribosomiale, l'RNA messaggero, e il quarto quale sarà? Il resto dell'universo, il resto dei RNA. Nella realtà quello che succede è che addirittura quello che stiamo scoprendo è che anche gli RNA che vengono trascritti poi in quanto tali hanno una funzione e non sono più soltanto un oggetto, ma sono un soggetto. Per ora l'RNA, ve lo immaginate, come l'abbiamo conosciuto noi? Il ribosomiare è una macchina per tradurre, il transfer è la macchina per decodificare, il messaggero è il portatore dell'informazione. Questi tre concetti ci spiegavano tutto. E se viene fuori che invece l'RNA in quanto tale ha una sua funzione altra, beh, ricominciamo a ragionare. Per cui l'informazione è molto più grande e prima non li vedevamo questi RNA perché sono poco abbondanti. Sapete che abbiamo scoperto un'abbondanza estrema di RNA circolari? Fino adesso voi l'RNA circolare non avete mai sentito nominare. Ecco, oggi troviamo che nell'uomo fino ad ora sono stati messi in evidenza 3 o 4 mila RNA circolari, non piccoli piccoli, qualche migliaio di nucleotidi, singola elica e circolare, e di alcuni si conosce anche la funzione. Quindi è un mondo in ebollizione che le definizioni semplici di Tatum e Biddle e poi ancora, prima ancora di Mendel, e quelle che possiamo anche leggere oggi, sono ancora ridicole. Però se ci limitiamo a ragionare in termini, un'unità trascrizionale, una regione di DNA che viene trascritta, d'accordo? E poi può essere processata, diciamo noi, o maturata in vari modi, vedi lo splicing, ci può dare prodotti diversi di RNA, d'accordo? Questi prodotti di RNA poi possono avere ciascuno una funzione, chi viene tradotto in proteina, chi invece in quanto tale, in quanto molecola, agirà come una subunità di complessi più complessi, appunto. Perché? Perché un acido nucleico come un RNA può fare più cose di una proteina. Per esempio si può legare a una proteina, si può legare ad un altro RNA, si può legare a DNA, proprio per la sua caratteristica di essere capace di legarsi ad altri acidi nucleici e anche a proteine. In questo modo è una specie di attu che può fare tante cose. E quindi scopriamo che ogni singola molecola di RNA può fare più cose. Quindi tutto questo è quello che sta avvenendo ora e che avverrà nei prossimi decenni, in cui la complessità sarà maggiore. Però una volta che è capita, la complessità smette di essere tale. Quello che non si capisce è complesso, quello che si capisce poi in qualche modo è molto meno complesso. E poi, come vi dicevo, faccio un esempio di complessità ultimo e poi mi vado a sedere, sto zitto, lasciamo lavorare la collega. Pensate che ci sono dei geni che producono delle proteine nel fegato,
gli stessi geni producono le stesse proteine nel cervello, per esempio, ce ne sono alcune, d'accordo? Ebbene, l'RNA messaggero che serve a codificare nel fegato quella proteina non ha le stesse dimensioni di quello che è nel cervello. C'ha una coda, quello del cervello, che noi chiamiamo coda non tradotta, molto più lunga. Perché? Per splicing alternativo c'è una coda più lunga e diversa, oltre che lunga, che è la coda di questi RNA che non codifica per la proteina, perché, come dire, lo stop della traduzione avviene sull'UGA terminale, poi ci stanno altre centinaia o qualche volta migliaia di nucleotidi. A che serve sta coda? Nella realtà è il luogo fisico dove altri RNA andranno a interagire, altre proteine andranno a interagire, regolando quindi quante volte, per esempio, viene tradotto quel particolare messaggero e quanta proteina si fa. D'accordo? E anche dove si localizza, per esempio. Altra cosa straordinaria, noi nel citoplasma le proteine dove le sintetizziamo? Sui ribosomi. Dove stanno i ribosomi? Dappertutto. Quindi le proteine vengono sintetizzate dappertutto. E chi lo dice che è dappertutto e non sono invece localizzate? Voi immaginate di, siete un marito e una moglie qua dentro e vi volete ritrovare, ricercare, vi guardate intorno e vi trovate, avete formato una coppia, ma se ora siete a New York o anzi a Shanghai, dove sono 40 milioni le persone, vi siete perduti a Shanghai e non lo conoscete, ma quando la ritrovate la marito o la moglie lì, se non anni di andarvi a ricercare, ammesso che ancora vogliate farlo, però non fa niente, ma quello è un altro discorso. Detto questo, ci deve essere un momento per farli ritrovare. Allora, quando vengono sintetizzate due proteine, se sono sintetizzate vicine, si possono incontrare. Se sono sintetizzate nel citoplasma, a distanze siderali, in mezzo ad altri miliardi di molecole, ma come si incontreranno mai queste due proteine per formare il dimero che poi può funzionare? Ecco che c'è bisogno di localizzare la loro espressione. Ed ecco che si cominciano a trovare strutture che localizzano l'espressione degli RNA messaggeri in certi punti del citoplasma. Quindi il citoplasma non è quella gelatina trasparente uguale dappertutto, ma tutti i settori, tutti i territori, tutti i quartieri, tutti i palazzi, dove tutto viene concentrato in qualche modo. Attraverso quali meccanismi? Ecco, interazioni tra RNA, proteine, RNA messaggeri, eccetera. E smetto qua. Stavo notando che in realtà questa definizione, che non parla di proteine, ma parla semplicemente unità di ereditarietà, in realtà apre anche a quello che diceva il professore, perché poi parla di regioni regolatrici, regioni trascritte, quindi trascritte vuol dire che poi non si sa che fine facciano, e regioni conseguenze funzionali. Quindi in realtà questa qui è una definizione abbastanza aperta e che non identifica un soggetto preciso. Allora, quindi, arrivati dicevo a questo punto, i ragazzi dovrebbero sapere diciamo, tutte le basi della biologia molecolare, eccetera, eccetera, e quindi approccio all'epigenetica. L'approccio all'epigenetica bisogna farlo partendo da esempi che, devo dire, il professore mi ha rubato in gran parte, perché sono tante cose, mi ero ispirata a quello. E, ecco, quello che diciamo, ci sono molte metafore che ho trovato in letteratura per parlare appunto di epigenetica. Qualcuno ha parlato che il genoma lo si può paragonare a uno spartito musicale e l'epigenetica all'esecuzione di quello spartito. Qualcuno ha coniato un'espressione: il genoma propone e l'epigenoma dispone. Però sono metafore che possono cominciare a far capire ai ragazzi quanto diciamo, l'ipotesi genecentrica, che è quella che permea tutti i mezzi di comunicazione di massa e anche il loro modo di pensare, per cui se ci pensate è anche un po' pericoloso, no? Perché uno dice: beh, io ho il gene che mi fa essere svogliato e quindi non mi muovo, perché tanto ce l'ho nel DNA, quindi è inutile che io faccia uno sforzo, perché tanto lì non ci arriverò mai e quindi mi è tutto precluso. E in realtà il discorso dell'interazione con l'ambiente è un discorso
importantissimo. E quindi è una cosa proprio diciamo di riflessione profonda su quello che c'è dietro. E quindi i sistemi epigenetici li potremmo immaginare come una sorta di seconda dimensione dell'ereditarietà, che si basa quindi su tutti i meccanismi che abbiamo studiato del DNA, perché non è vero che non è più vera il discorso DNA, mRNA, proteina. Sì, è sempre vera, ma non è la sola, non è l'unica, non è quella che determina tutto. E poi l'attenzione sul fenotipo invece che sul genotipo. Qui vi ho messo la copertina di due libri che mi sono letta, e che il primo, L'evoluzione in quattro dimensioni, proprio ne parla ampiamente dell'epigenetica. L'altro invece, il libro di Buiatti, Il benevolo disordine della vita, in tante parti ne parla, è un pochino più largo. Allora, ai ragazzi potremmo far presente che qualche esempio che sicuramente è di loro, che è alla loro portata. La differenza, che differenza c'è fra un'operaia e una regina? La regina diventa regina perché è nutrita in un certo modo. Quindi questa differenza, per cui l'ape operaia ha dimensioni che sono circa la metà in lunghezza rispetto alla regina, e poi tutto quello che scaturisce da questo fenotipicamente, non dipende dal genoma ma dall'epigenoma. Questo è l'esempio che faceva il professore. Lo stesso, le cellule di un individuo, renali, epatiche, epiteliali o chi più ne ha più ne metta, sono fenotipicamente diverse, ma hanno lo stesso genotipo. E questo fenotipo è stabile ed è ereditato dalle cellule figlie. Quindi questo fenotipo, che è diverso da un tipo cellulare all'altro, cambia per motivi epigenetici e non genetici. Ecco, e ora vi faccio una visione un pochino larga e poi chiudo perché sennò è troppo lungo. Ecco, io ho parlato di memorie, cioè come se alcuni dei meccanismi epigenetici che conosciamo oggi in realtà si fissassero in qualche modo a formare quella che potremmo, fra virgolette, definire una memoria cellulare. Allora, uno è la marcatura della cromatina, che è quella di cui vi ha parlato il professore amplissimamente. Si potrebbe partire, per esempio, dalla Linearia vulgaris, che ha due fenotipi, quella pelorica, questa è la forma invece naturale, che vedete hanno fiori completamente diversi, e questa qui, quindi fenotipi diversi, genotipi, lo stesso genotipo, e la differenza è dovuta proprio alla metilazione di un gene. Poi qui avevo fatto un percorso con i miei alunni su questo, c'è l'articolo Carezze e baci indimenticabili e biochimica, quello che poi vi ho preparato lì, che lo portate via e ve lo leggete, che racconta appunto questa cosa delle cure parentali. Quindi io l'ho fatto perché si stava facendo un percorso che parlava alla sessualità, e quindi i ragazzi di quinta li ho fatti lavorare su questo. Queste cure parentali, quindi avere una mamma affettuosa, che è una cosa molto bella. E questa cosa qui è una carezza, cosa c'è di meno, di più, diciamo, ambientale, fra virgolette, di una carezza? E questa carezza che si va a fissare sul DNA delle topoline. E questo qui, i topolini figli di madri coccolone, da adulti rispondono meglio ai test di intelligenza, hanno una migliore capacità di procurarsi il cibo, sono meno ansiosi. Ora vado veloce perché tanto ve l'ha già detto tutto il professore. C'è questa regione del cervello dove c'è il recettore dei glicocorticoidi, che sono
gli ormoni, per cui qui c'è da ripassarsi un po' di cose sugli ormoni, sui releasing factor, sul discorso dell'inibizione a feedback, quindi altre cose che si pescano nel programma, diciamo, della quarta, quando si fa anatomia. E da lì il discorso appunto della metilazione del gene, e praticamente si è visto che le madri affettuose hanno un diverso schema di metilazione del recettore dei glicocorticoidi e che questa è ereditaria. Quindi le topoline figlie di madri coccolone hanno il gene meno metilato di quelle che hanno le mamme indifferenti, e questa caratteristica se la propagano di madre in figlia. Qui avevano fatto questi ricercatori le controprove con delle sostanze o che rimuovevano tutte le metilazioni o che le aggiungevano, e vedevano che rimuovevano il fenotipo corrispondente. E quindi questo qui è un esempio di interazione geni-ambiente che è mediato da questi meccanismi epigenetici, che sono eretici, soprattutto per i nostri libri di testo sono eretici. E uno potrebbe dire, vabbè, l'avete visto per un caso particolare, quindi uno chiaramente dice, riguarda un singolo promotore di un singolo gene, di una singola regione cerebrale, però, come spesso succede, potrebbe essere la punta di un iceberg di un meccanismo molto diffuso in natura. D'altra parte noi di tante caratteristiche dei geni, le mutazioni, ce ne siamo accorti perché provocavano malattie. E quindi di tante cose ci abbiamo un po' inciampato perché si facevano notare. Quindi anche in questo caso tutto quello che sono le variazioni epigenetiche è un campo aperto. E quindi le variazioni epigenetiche potrebbero lasciare un segno sul genoma che è fisso, un segno dinamico, come diceva anche il professore. Altro tipo di eredità strana. L'eredità strutturale, cioè memorie architettoniche, oltre che cromosomiche. Alle memorie architettoniche, quali esempi possiamo fare? Uno è questo qui del paramecio. Il paramecio ha una struttura corticale particolare con le ciglia messe tutte in un certo verso. Tracy Sonnenborn, ed sono esperimenti vecchi questi qui, che quindi erano ereticissimi quando li faceva, con una microchirurgia toglieva un pezzettino, lo ruotava di 180 gradi, lo inseriva di nuovo, e quindi c'erano in quel punto le ciglia invertite, e questo si propagava in tutte le divisioni cellulari. Quindi era un qualcosa di strutturale che contagiava quelle che erano le generazioni successive. Altro esempio di proteine eretiche che danno ereditarietà sono i priori. Altro esempio, su questo sarebbe molto lungo perché ci sono i prioni, cioè noi li abbiamo visti perché sono cattivi i prioni che fanno venire il morbo della mucca pazza, però nel lievito invece ci sono dei prioni buoni, fra virgolette, che danno dei fenotipi che sono vantaggiosi. Quindi al solito può darsi che ci siano dei meccanismi che fanno parte di meccanismi fisiologici assolutamente normali. E anche qui la proteina che alla fine dà un fenotipo stabile alle cellule, ed è una proteina infettiva. Qui ho riportato, e ai miei ragazzi ho fatto leggere un po' della Nobel Lecture di Prusiner, che è molto bella nella parte iniziale, perché racconta come sia difficile andare contro a quello che è il paradigma dominante. Cioè lui dice, ho provato a dire che era una proteina infettiva, ma invece mi mandavano indietro gli articoli, le riviste, perché non era accettata questa cosa. D'altra parte lui li giustifica, perché dice, siccome ci abbiamo messo un po' di tempo per capire che era il DNA e non le proteine a esercitare la funzione genetica, con gli articoli di Avery, MacLeod e McCarthy, eccetera. Però le proteine c'erano sempre fra i piedi di questi campioni degli anni 50, e quindi loro erano un po' più giustificati a sbagliarsi, fra virgolette. Io no, perché
Dice, coloro che si opponevano all'idea che i prioni fossero entità unicamente proteiche avevano più di 30 anni di conferme sperimentali a dimostrazione del fatto che l'informazione fosse data dal DNA o dall'RNA nel caso di alcuni virus. Quindi per lui è stato molto più difficile. E anche questo, per far capire ai ragazzi come la scienza sia un'impresa umana, come lo scienziato sia una persona creativa che alla fine, vedendo ciò che tutti vedono, pensa una cosa diversa. E è importante perché è il far capire come si fa ricerca. E poi c'è tutto quest'altro discorso dell'RNA interference col silenziamento dei geni, che anche questi qui sono tutti meccanismi eretici, che qualche anno fa erano considerati assolutamente eretici. Qui vi ho riportato questo qui, la mutazione OTED di Arabidopsis, e questo qui è una mutazione della coda bianca del topo. Ecco, questa, la mutazione coda bianca praticamente... Sembra che, ora l'articolo era del 2006-2007, che sia data da un tipo di RNA che va a finire nello spermatozoo e quindi non fa più parte del DNA né della mamma né del babbo, ma è una copia di backup praticamente, da cui poi viene fuori il fenotipo coda bianca. E quindi una sorta di RNA dissidente che si ribella all'autorità del DNA e si infiltra e trasmette un carattere. Per cui la cosa che diceva prima il professore, che a questo punto la definizione di gene la dobbiamo allargare, se il gene è qualcosa che dà un fenotipo, che poi era l'idea di Mendel, se ci ripensate, alla fine la dobbiamo allargare anche all'RNA e anche alle proteine, anche ai prioni, se ci pensate. Per cui diventa il DNA è il padrone. Ecco, questa qui vi faccio soltanto un cenno. Se ci avete un collega di filosofia sensibile, ecco, andate a riguardare anche queste cose qui di Waddington, che è stato praticamente quello che ha ritirato fuori il discorso dell'epigenetica, ha tirato fuori il paesaggio epigenetico. E fra l'altro, per noi insegnanti, lui era in contatto con Piaget. Se vi ricordate, Piaget, quando parla dell'apprendimento, a un certo punto parla di assimilazione. E l'aveva presa da Waddington, questo concetto qui. Quindi, diciamo, l'apprendimento che alla fine si configura come qualcosa di carattere acquisito, in definitiva. E poi, volendo, ci sarebbe da parlare degli chaperon molecolari, che fra l'altro era il mio argomento di ricerca quando facevo ricerca, che anche qui con degli stress vengono fuori dei fenotipi che sono fissi e che a cui contribuiscono queste proteine che servono per dare qualità e struttura perfetta, diciamo, alle altre proteine, che quando c'è uno stress vanno in crisi e quindi rendono possibile il manifestarsi di tutte le mutazioni che magari si erano accumulate nel frattempo. Ora io vi ho fatto una carrellata molto veloce. A cosa serve tutto questo? Serve per far capire che quello che hanno studiato nel corso dei 5 anni della scuola superiore è in realtà un modo che li ha portati a una comprensione più larga di quello che ci circonda, e quindi che non devono abbracciare una teoria e prendersela in modo rigido e fisso, e che il genoma di un organismo non è detto che sia un programma invariante di istruzioni che determinano tutto le caratteristiche biologiche. E poi c'è un discorso che riguarda anche l'evoluzione, perché, come diceva il professore, si riapre il campo a un po' di meccanismi acquisizione di ereditarietà di caratteri acquisiti, quindi l'evoluzione di tipo lamarchiana. Quindi tra un individuo e il suo patrimonio genetico non c'è un abisso di estraneità,
ma c'è qualcosa che li fa comunicare. Ecco, io avrei finito e ci rivediamo il prossimo anno. Lì c'è tutto l'elenco dei vostri desiderata, prendete gli articoli, poi se mi volete contattare, tanto l'avete visto, il mio indirizzo di posta elettronica. Grazie.